Quattro anni vissuti intensamente non è il titolo di una commedia leggera, ma il consuntivo di mandato del presidente della provincia Francesco Rolleri, che in una sala del Consiglio gremita, nonostante le condizioni meteorologiche, ha salutato sindaci e autorità. Quattro anni nei quali di fronte a tante difficoltà non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di trovare delle soluzioni a fronte di problemi che sono state anche veramente importanti. Di fatto si trattava di andare a trovare delle soluzioni su dei fondi che venivano sempre meno, erano sempre più ridotti e delle esigenze che continuavano a crescere. Quattro anni che, nonostante le inevitabili critiche all'ordine del giorno per chi si occupa di pubblica amministrazione, gli hanno permesso di portare a casa un applauso bipartisan all'ultimo consiglio provinciale di due settimane fa. Questa è la cosa che mi ha fatto più piacere, proprio perché il nostro mandato era nato con l'offerta delle deleghe a tutti i componenti del Consiglio provinciale, anche quelli che erano di altre liste. E perciò il fatto di completare i quattro anni con il riconoscimento di quello che abbiamo fatto in forma bipartisan ci ha fatto particolarmente piacere. L'ultimo atto è stato la inaugurazione di alcune aule di scuola Fiorenzuola. Sì, questo è uno dei tanti esempi di come si possono affrontare dei problemi, trovare delle soluzioni anche con risorse inferiori rispetto a quelle che erano previste negli anni precedenti. Un mandato nel quale non sono mancati momenti belli e momenti forti. Il momento più bello per me è stato il giorno dell'inaugurazione del ponte che collega Piacenza a San Nicolò. I momenti più difficili? Rimarrà per forza all'interno del nostro cuore, delle nostre vite, la perdita di tre persone durante l'alluvione del settembre del 2015. Chiusa l'era Rolleri, mercoledì 31 ci saranno le elezioni del nuovo presidente della provincia di Piacenza, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in tutto circa 580 votanti. Unico candidato Patrizia Barbieri, ma per la proclamazione definitiva bisognerà aspettare l'esito del voto, determinato con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti.